Gentili telespettatori, buona giornata. La furia di Giuseppe Conte, il presidente del Movimento 5 Stelle, per la richiesta di una commissione d'inchiesta sul RDC, reddito di cittadinanza, e su quello che era il capo dell'INPS, Pasquale Tridico, del Movimento 5 Stelle, messo dai grillini. L'ipotesi di reato in questa commissione d'inchiesta sarebbe quella che Pasquale Tridico non abbia volutamente fatto i controlli per vedere se c'erano delle truffe, per non scalfire, non disturbare l'elettorato del Movimento 5 Stelle. Cioè, c'è uno che truffa, non dico niente, così magari poi vota sempre 5 Stelle, perché se lo becco, questo poi non vota più 5 Stelle. Ecco, questa è un po' l'accusa di Foti, presidente dei senatori di Fratelli d'Italia, a Pasquale Tridico, ex capo dell'INPS. Voi direte, ma ci sono delle prove? No. Ha sentito qualcosa? No. È possibile, secondo, trovare? No. E allora su cosa si basa questa accusa? Si basa su una storia che può essere vera, ma molto probabilmente non lo è. Parliamoci chiaro, molto probabilmente non lo è, perché mi sembra che entriamo un po' nella fantascienza. Tridico ha permesso a centinaia di migliaia di truffatori italiani di truffare lo Stato per non far diminuire gli elettori del Movimento 5 Stelle. Ma è una roba da film dell'orrore, dai, insomma, mi sembra un po' esagerato. Vabbè che ne abbiamo viste di tutti i colori nella nostra bella Italia, però questa mi sembra un po' così. Su questo punto il leader del movimento, nonché padre del reddito di cittadinanza, Giuseppe Conte, non concede tregua al governo e definisce la commissione una forma di bullismo istituzionale, e aggiunge: mi sembra evidente che si stanno dimostrando dei dilettanti, l'avevamo detto. Beh, caro Conte, i dilettanti sono quelli che hanno fatto il reddito di cittadinanza, perché così come è stato fatto ha permesso oltre 1 miliardo di truffe ai danni dello Stato. Dopo il super bonus, che è stata la più grande truffa, cioè diciamo che tramite il super bonus c'è stata la più grande truffa ai danni dello Stato commesso da criminali, la seconda legge che ha permesso grandi truffe ai danni dello Stato è stato il reddito di cittadinanza. Quindi le due leggi bandiera del Movimento 5 Stelle, fatte da persone inesperte, dilettanti, hanno portato un danno allo Stato, perché il super bonus è la legge che ha portato più truffatori ai danni dello Stato in assoluto in tutta la storia della Repubblica Italiana. E la seconda legge è il reddito di cittadinanza. Cioè, le due leggi più importanti fatte dai grillini hanno portato delle ruberie da parte di truffatori italiani ingentissime. Vuol dire che sono state fatte proprio senza cognizione di causa, senza probabilmente sapere neanche cosa stessero facendo. Ecco. E questo lo aveva detto anche Mario Draghi davanti al Parlamento, dicendo che queste due leggi erano state fatte, usate voi un termine che si possa dire, male, si può dire, erano state fatte male, è un po' diciamo male, rimaniamo sul male. Quindi, caro Giuseppe Conte, i dilettanti siete stati voi a fare un reddito di cittadinanza di questo tipo. Magari ci avreste risparmiato tutte quelle centinaia di migliaia di persone che hanno truffato lo Stato. La commissione d'inchiesta, bullismo istituzionale, bullismo. Allora, vediamo esattamente
qual è la definizione di bullismo? È un comportamento prevaricatore di natura fisica o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso. Insomma, anche di tipo minaccioso, oppure possiamo dire il bullismo è quando siamo di fronte a una reazione di abuso di potere in cui avvengono dei comportamenti di prepotenza in modo ripetuto e continuato nel tempo, dove chi subisce non è in grado di difendersi da solo. Allora, parlare di bullismo istituzionale, caro il mio Giuseppi, è una fesseria. Se dovessero fare una commissione d'inchiesta su Tridico, ipotizzando che ha fatto finta di non vedere le truffe, cioè, o meglio, peggio, non ha fatto i controlli, sapendo delle truffe, perché se faceva i controlli doveva togliere il reddito e denunciare centinaia di migliaia di elettori dei 5 Stelle, che poi non avrebbero più votato 5 Stelle. Ecco, anche se si facesse una commissione d'inchiesta, la commissione d'inchiesta non è bullismo, ma è garantito dalla Costituzione e è possibile farlo. Se uno non ha niente da temere, se uno non ha fatto nulla, con una commissione d'inchiesta può solo che farsi una risata e dire vabbè dai, fate quello che volete, perdete tempo e intanto io vado a vedermi un film al cinema. Ecco, se uno non ha niente da temere, si fa una risata. Ah, guarda un po', adesso un complotto per fare rubare gli italiani. Ecco, quindi, caro Conte, i dilettanti non sono quelli del governo, ma siete stati voi facendo una legge del genere. Bullismo istituzionale, il termine bullismo è scorretto, perché la commissione d'inchiesta non è bullismo istituzionale, ma è permesso dalle leggi italiane. Quindi se il governo vuole farlo e ha i mezzi, i voti, lo fa, e buonanotte, buonanotte, e buonanotte ai suonatori. Ecco, pertanto, vabbè, Conte è sempre alla ricerca di qualche voto in più, quindi deve mettere giù tutto in modo tragico, tutto in modo catastrofico. Quell'altra, la compare Schlein, è grave, brutale. Adesso vi farò il video su quello che ha detto la Schlein su questo argomento. Dai, così ci facciamo un po' di risate, perché con Conte non è che puoi ridere. Quando senti quello che dice Giuseppe Conte, rimani rattristato, no? Ecco, rimani proprio rattristato, ti rattrista la giornata, perché lo vedi che è in banderuola. Grazie a tutti e arrivederci a presto.